Ormai sei mio, ragazzo col berretto. No, no, no! 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 Il significato di questo tuo incubo è semplice da interpretare, Mighty Max. La inarrestabile legione dei condannati non potrà cessare di perseguitarti finché... loro non usciranno dal cristallo delle anime del cavaliere del teschio maledetto, o tu non sarai morto, e temo che ciò avverrà prima. Molto incoraggiante. Beh, esiste poi un'alternativa. Se radunassimo un gruppo di eroi, forse disporremmo delle qualità necessarie per far pendere la bilancia cosmica a nostro favore. Aspetta un attimo, tu conosci degli eroi che ci aiuterebbero. Vuoi spiegarmelo perché non me l'hai mai detto prima, Virgil? Io rischio in continuazione la pelle e ora vengo a scoprire che sei un amico di Batman. No, 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 sto parlando di eroi in carne ed ossa, dotati di precise caratteristiche che li rendono unici. Solo ai quattro angoli del globo troveremo quello che ci serve. Beowulf vive a nord, Lupo Grigio a ovest, Duman nell'estremo oriente e Mujagi al sud. Mujagi? Magnifico, che squadra di attaccanti. Posso stare in panchina a guardarvi? Oh, no, 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 Mighty Max, sarai tu a guidarci. Io? Ma sono loro gli eroi, e voglio dire, non daranno certo retta ad un ragazzino. Ricorda, sei tu che hai il berretto. Sei il solo che può salvarci dalle oscure trame del cavaliere del teschio maledetto. Già, ma chi salverà me? Ma tutto considerato, sono abbastanza svitato da tentare l'avventura. Eccellente, coraggio in viaggio per la Danimarca. Ah, sarebbe questa Copenaghen? Sono curioso di vedere come se la cava questo Beowulf. Uno, due, tre, è eliminato! Proclamo vincitore e nuovo campione, lo stivatore velenoso! Ma come lo è, un tantino scarsino. Trovati un altro manager, ne ho abbastanza di te. Avanti, coraggio, sputatemi addosso anche voi. Oh, non ci permetteremmo mai. Ti presento il famoso Mighty Max, il ragazzo col berretto. È qui per guidarti in una nobile impresa. Piacere. A dire il vero sono un po' scettico, Virgil. Dovremmo attaccare il cavaliere del teschio maledetto con questo ciccione arrugginito. Ma guardalo. Ah, se lo vede il cavaliere muore, sì, ma dalle risate. Era un grande guerriero, una volta. Bravo, hai toccato il tasto dolente. Non posso credere che sia lui lo stesso eroe che ha strappato un braccio a Grendel nel salone di Rodka. Leggendo la sua storia sognavo di essere come lui. Tu volevi essere come me? Oh, sapessi quanto mi vergogno, possente Max. E pesciolino abboccato. Ah, vita crudele, un altro eroe della mia infanzia, condannato irrimediabilmente all'oblio. Oh, perché? Piangi, Virgil. Basta, io non sono finito. Posso ancora ritrovare il vecchio spirito e seguirti in quest'ultima impresa, ragazza del berretto. Il grande Beowulf è ritornato fra voi. Evviva! Adesso ti riconosco, amico. Ti faccio i miei complimenti, Mighty Max. La tua profonda conoscenza della saga di Beowulf prova che il nostro tanto criticato sistema educativo funziona ancora. Grazie, ora andiamo a reclutare il prossimo eroe, ok? E quello sarebbe Lupo Grigio, l'uccisore di mostri? Ma andiamo, è un fossile, sembra più vecchio di queste montagne. E poi sembra pieno di reumatismi. Ah, ok, ok, hai vinto. Non è farlo. Ah. Una prova di abilità impressionante, grande guerriero. Puoi dirlo forte. Sei sempre imbattibile con l'arco, capo. Ora andiamo. Bene, ci siamo aggiudicati il secondo eroe, Virgil. Sei stato davvero molto astuto a metterti vicino a quel serpente a sonagli. Oh, certo, certo. È sempre bello avere un piano, no? L'abilità del prossimo eroe è l'acume. Cos'è, una volpe o qualcosa del genere? Sì, è un personaggio che ricorda un po' Ulisse. È intelligente e capace di ogni astuzia. È con vero piacere che ti presento Duman, il re delle scimmie. Vuoi scherzare? Questo pulcioso scimpanzé sarebbe un eroe.
Affronterà il cavaliere del teschio maledetto con le banane. Non lasciarti fuorviare dalle apparenze. Lui è un leone tra le scimmie. Salve, grande guerriero. Il momento è arrivato. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Vieni con noi, ti prego. Mi dispiace deluderti, o possente Maximo, ma certo so bene chi sei. Vedi, ho deciso di rinunciare alla strenua e incerta vita dell'eroe per la pace e i lussi forniti da questo zoo. Oh, cielo! Qui ho tutto quello che mi serve, basta con le missioni suicide, con gli umani che ti prendono di mira con spade e lance. Ma non puoi, tu sei un eroe. Ti serve proprio? Ok, allora andiamo a prenderlo, ragazzi. Ai tuoi ordini, Mike. No, non potete far questo! Ragazzi, io non ho più voglia di essere un eroe! Vi prego! A volte ci sono cose che bisogna fare, volenti o nolenti. Sì, è come ha detto lui. Che cosa aspetti, l'eroe? Voglio prendere quel rinoceronte! Io sono Mujashi, colei che deve essere obbedita. Avete infranto gli articoli 3, 7A e 4, 5, 1B e F. Se riempite i moduli in triplice copia e li consegnate alla commissione del distretto, potrete cacciare altri animali. Ma quel rinoceronte non si tocca. Leggete bene questi fogli. E quella sarebbe Mujashi, la donna guerriero. Oh, sai che paura. Scommetto che i due tizi nell'auto stanno tremando come foglie al vento. Una volta non era così. La civiltà aspetta il fuoco che ardeva in lei. La conosci, Norman? Ehi, Mujashi! Abbiamo forse sconfitto le arpie con un pacco di moduli prestampati? E come ti sei conciata? Che fine hanno fatto i tuoi abiti da guerriera? Quasi non ti riconoscevo! Norman! Io... I tempi sono mutati. O stai al passo o ti tagliano fuori. Adesso combatto le mie battaglie con l'inchiostro e la carta bollata, ma la lotta continua. E questo abito mi è costato $900. Il cambiamento si ottiene solo usando la spada. Una volta forse, ora non più. Uffa! Perbacco, questo è veramente il colmo. Attraversiamo l'Africa per cercare un eroe e invece troviamo una burocrate tutta scartoffie. Chi ti credi di essere, ragazzo, per criticare? Il possente Max. Perdonami, non ti avevo riconosciuto. Che posso fare per te? Lascia perdere, Mujashi, non è più nulla che possa servirci. Ma ti farò uno squillo se mi servisse un avvocato. Ah! 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 Attento! No! No! Ma cosa diavolo? Cavolo, di colpo si è trasformata in una punta, hai visto che roba? Credo abbia ritrovato il suo fuoco. Chi è la burocrate tutta scartoffie? Nessuno che tu conosci. Benvenuta nella squadra. Addio, bestia coraggiosa, vada a te. Poiché il portale si apre direttamente nella sala del cristallo, dovrebbe essere semplice entrare, distruggere il cristallo e... No, no, io non credo di poterci riuscire. Ma ho invincibile. Vuoi smetterla di chiamarmi così? Io non sono un eroe, sono solo un ragazzo. Sono loro quelli in gamba, ma vogliono che sia io a guidarli nella tana del cavaliere del teschio maledetto. E se dicessi una cosa sbagliata, o se per caso li conducessi in una trappola? Ma tu devi farlo, lo dice la profezia. Senti, ok, ascolta la mia proposta. Io apro il portale e poi aspetto qui buono, mentre voi distruggete il cristallo, eh? Non mi muoverò finché non sarete di ritorno, ok? E come facciamo a tornare se tu che hai il berretto non ci apri il portale d'uscita? È tutto qui il problema? È vostro? Io non voglio neanche toccarlo. Sei tu l'invincibile Max. Noi dobbiamo solo eseguire i tuoi ordini. Andiamo via insieme. Il mondo è pieno di cose da vedere e qualunque alternativa è meglio della morte. E il cavaliere del teschio maledetto? Ah, è un demonio come tanti e se non è lui è un altro. Bazzica sulla terra da quasi 10.000 anni. È inutile. Ma questo è il suo destino, non può decidere di tirarsi indietro. Ma io l'ho fatto. Solamente tu potevi riunire questi eroi, Mighty Max. Noi siamo nati per guidarli, pensaci bene. Il futuro del mondo dipende da te. Lascia perdere il mondo, pensa a te stessa. Vorrei tanto essere a casa mia. Allora? Non posso rifiutarti. Ok, andiamo. Il cristallo delle anime dovrebbe essere da questa parte. È sparito. È una trappola. Oh,
messi nei pasticci. Oh! Oh! Ti sistemo io! Devo provare il cristallo. Sono io che li ho coinvolti in questa faccenda. E tocca a me trovare il modo di uscire. Ehi! E poi dicono che due teste sono meglio di una. No! All'inferno, bestiaccia! Davvero niente male. Siete una coppia formidabile. È stato un gioco da ragazzi. Fermi! Sta per succedere qualcosa. Corri! Come hai fatto a capirlo? Intuizione, Max. Devi affinare il tuo intuito. E quando ci sarai riuscito potrai anticipare le mosse del mondo che ti circonda. Diventano sempre più numerosi. Coraggio, va! Hai da combattere la tua battaglia. Di male in peggio, giuro che è l'ultima volta che mi faccio incastrare da qualcuno. Ah, dal tuo modo di esprimerti non sembri certo un valoroso, ma è una filosofia che deve averti salvato la vita molte volte. Restare vivi è la sola cosa che conta per me. Oh, so che il mio karma non è né nobile né immacolato, quindi con molta probabilità mi rincarnerò in un verme. Oh, fate largo, attenzione, arrivo io, è l'attacco. Wow, che tiro eccezionale, amico. La tua bravura mi lascia senza fiato. Grazie mille. Non è niente, possente Max. La bravura è solo concentrazione. Quando raggiungi la concentrazione, non hai che da scoccare la freccia. Così. Se mi dammi ascolto, eravamo già a mille miglia. Oh, prego, è tutto tuo. Visto che ci vuole. No! Quale sarà il tuo destino, mia ultima freccia? Non avevi qualcosa da fare, o possente? Oh, sì, voi teneteli impegnati. Ci vediamo! Oh, grande spirito, potente! Guarda, Mighty Max, Beowulf ha ritrovato finalmente il suo spirito. Era la mia missione e anche il mio divertimento! Già, peccato che sia stonato. Non so spiegarmelo, Virgil, ma ho la sensazione di trovarmi molto vicino al cristallo. Intuizione, Mighty Max. Sono gli insegnamenti di Mujashi. Il cristallo ti aspetta in una caverna in cima a quelle scale. E c'è anche il cavaliere del teschio maledetto. Ne sei sicuro, Virgil? Come faccio? Insomma, perché abbiamo reclutato tutti quegli eroi se poi col cavaliere devo vedermela da solo? Oh, ce la farai, Mighty Max. Gli eroi ti hanno permesso di arrivare fin qui. E ti hanno insegnato molte cose. Il tuo destino è quello di affrontare il cavaliere del teschio maledetto e distruggere il cristallo. Uffa, non fai che ripetermelo. Voglio che ti sia chiaro che il futuro di milioni di anime, oserei dire il futuro del mondo intero, poggia sulle tue spalle, Mighty Max. Bravo, se volevi terrorizzarmi ci sei riuscito perfettamente. Ci vediamo? Forse. Aspetta di correre fra le braccia della morte, ragazzino. Vieni, ti ci accompagno io. Va per la tua strada, possente Max. E ricorda, per gli spiriti valorosi non esistono mai ostacoli insormontabili. Quanto a te, amico, adesso voglio mostrarti un giochetto che ho fatto una volta a un tizio di nome Greg. Benvenuto, possente Max. Entra e muori. Vorresti? C'è solamente una cosa che puoi fare. Ha ragione. Ricorda, per gli spiriti valorosi non esistono ostacoli insormontabili. Mai!
Affina l'intuito e anticiperai le mosse del mondo che ti circonda. Quando raggiungi la concentrazione non hai che da spaccare la freccia. Ma che te l'ha fatto fare? Se mi devi ascolto eravamo già a mille lì. Distrutto il mio cristallo! Allora goditi i pochi secondi di vita che ti rimangono! Ti farò provare il dolore nelle sue mille sottili gradazioni di intensità. 100 modi per morire, finché alla fine depositerò il tuo corpo senza vita sulla tavola del mio signore! Urtiosa! Corri, ragazzo! Anche finché puoi! Non puoi sconfiggerlo, ti ucciderà! Beh, vorrà dire che mi rincarnerò in una farfalla! Vedrò di accontentarti subito, insetto! Salvati! Questo è il mio destino! Bisogna aiutarlo! Presto, corriamo al portale se vogliamo che il suo sacrificio non sia vano! Ma lui sta! È necessario per l'equilibrio cosmico, Mighty Mouse! Il portale d'uscita è a circa 100 metri in quella direzione. Come l'altra volta? Come ho fatto a scordarlo? Stavolta però non c'è nessun appiglio per passare dall'altra parte. E non ho idea su come fare. Se n'è andato, povero tu. Beh, poco male, fra poco si troverà in compagnia. Mi diverte sapere che l'ultimo a morire avrà assistito alla fine dei suoi compagni. No! Condividerete il destino del re delle scimmie, pazzi! Lupo grigio, lega la corda alla tua ultima freccia! Come tu desideri, possente Max, comprendo il tuo piano. Usaci! Come hanno osato? Non possono farmi questo! Uccideteli! Uccideteli tutti! Forza, ragazzi! È il momento di filare! Noi terremo a bada il cavaliere! O nessuno riuscirà a salvarti! È il destino, giovane eroe, che ci ha chiamati a svolgere questa missione! No! Non chiedetemi di abbandonarvi! In qualche modo ce la faremo, altrimenti corri, vederci nel Valhalla! Musashi! Addio, mio eroe! Non dimenticarmi! È il destino, o invincibile. Questa avventura ci ha portato in giro per il mondo e abbiamo conosciuto diversi eroi. Beowulf in Europa, Lupo Grigio in Nord America, Duman in Asia e Musashi in Africa. Ogni cultura, ogni paese ha... ...and has its heroes, and there's something we can learn from all of them. We should all remember that. See you next week!